Buongiorno e buon 2 giugno. Allora, anche se siamo in due, perché i figli oggi non ci sono, non è detto che ci dobbiamo arrangiare. Allora, oggi faccio un ragù, faccio un ragù per condire i maccheroni. Allora, ho messo in olio extravergine d'oliva abbondante, ho messo tanta cipolla rossa, sedano e carota e sto facendo soffriggere bene il battuto. Poi metterò la carne tritata e farò rosolare. Quando sarà ben rosolato, saranno ben rosolate le verdure e la carne tritata, aggiungerò la salsa. Poi farò di seconda le polpette, quindi con metà di questa carne tritata, il pane che ho messo a bagno nell'acqua, un po' di basilico, un uovo, eccolo qua, formaggio grattugiato, sale e pepe, e con quello farò il secondo, quindi le polpette, e di contorno farò questi peperoncini che noi chiamiamo i peperoncini di fiume o i friggitelli. Ho aggiunto la carne tritata e adesso sto facendo rosolare tutto. Qui sto incominciando a preparare le polpette, quindi ho messo tutti gli ingredienti che vi ho elencato prima, quindi carne tritata, sale, formaggio, un po' di basilico tagliato a pezzettini, un uovo. Adesso vado a strizzare bene bene la mollica di pane e l'aggiungo al composto. Ho notato che il composto è un po' troppo morbido, quindi vado ad aggiungere 2 cucchiai di pane grattugiato. Ho formato le polpette, le ho passate nel pane grattugiato e le sto friggendo in olio extravergine d'oliva, perché prima di metterle nel sugo le faccio cuocere, cioè le faccio friggere un pochino. Vedete? Adesso vi faccio vedere, già si stanno rosolando per bene. Quando si saranno ben sigillate le metterò nel sugo. Nel frattempo la carne tritata, il battuto di verdure si è ben rosolato. A questo punto vado ad aggiungere una bottiglia di salsa. Guardate come sta rosolando per bene. Adesso aggiungo la salsa. Ho aggiunto la salsa, ho girato con il mestolino. Quel verde che vedete perché ho tagliato una foglia di basilico. Adesso faccio cuocere lentamente per 2 ore. Per quanto riguarda il contorno, ho messo abbondante olio, saranno 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva in una padella. Ho lavato i friggitelli, ho tolto la parte superiore e un pochino di semi all'interno. Adesso, quando l'olio sarà ben caldo, verserò metà di questi friggitelli, non tutti quanti insieme, e li farò friggere. Qui intanto il sugo pepatea, vedete, fa le bollicine perché sta cuocendo piano piano. La stessa cosa le polpette. I friggitelli stanno friggendo per bene, vedete? Vedete? Devono friggere altri 6-7 minuti. Il sugo pepatea. A questo punto 3 di queste polpette le metterò nel sugo, le altre 3 le mangeremo così fritte, senza sugo. Vedete, le ho messe nel sugo così si insaporiscono per bene. Ecco qua, vedete? Sono 1, 2 e questa è la terza. I peperoni sono pronti, non potete capire il profumo. Anche il ragù è pronto.